And hi guys, I'm Hendrix, and today, come potete vedere, siamo di nuovo sulla Minecraft Crowdcraft. Ora, credo che il volume sia un pochino alto. Ok, va bene, siamo all'1%. Vabbè, lo metto comunque al 3%, poi se è un po' alto, casomai, chi se ne... Pazienza, poi lo modificherò successivamente. Allora, intanto qui la nostra farm di cacao è molto, molto bella. Dovremmo andare a prendere altri di questi alberi qua. Scusate se nelle scorse settimane non ci sono stati video, cioè nella scorsa settimana non ci sono stati video, ma non ho avuto proprio voglia. In realtà anche oggi non avrei tanta voglia, però diciamo che mi devo un po' scaricare e a me piace scaricarmi con questi video qua, perché mi piace fare i video e quindi mi piace anche parlare un po' a vanvera, perché se non lo sapete io mentre gioco parlo. Anche se non sto registrando, io parlo, perché oramai sono abituato a parlare e questo mi aiuta a scaricarmi. Non è molto, devo essere sincero, ora non sta facendo il suo lavoro, ecco, questa cosa qui di parlare. Però, vabbè, pazienza, tanto è uguale. È la stessa identica cosa, sia che mi scarico o meno. Comunque, allora andiamo avanti. Nello scorso episodio, se non ricordo male, ho fatto questa cosa qui in speedrun. Se ricordo male, sperdonatemi, però non mi ricordo proprio. E mi arrivano notifiche su notifiche, per favore, cellulare. Quando mi arrivano notifiche inutili, perché sono inutili, questi sono inbox, credo. Credo che siano inbox. No, sono video di YouTube, vabbè. Tanto non mi arrivano notifiche importanti, quindi per favore mutati, ecco, bravo. Comunque, allora, se vi ricordate, poi io avevo fatto questo. Sì, poi lo metterò in automatico, che si fa in automatico. Però per ora, raga, lasciamolo così, perché ora vorrei più che altro parlare, perché questo è più un video dove parleremo, cioè dove parlerò. Più che altro perché voglio un po' vedere cosa potrei fare, cioè faccio un po' qualcosa mentre parlo, perché sinceramente non ho voglia di fare molte cose in questo momento e diciamo che non potrei neanche andare fuori a giocare alla Switch, perché se mi metto male mi distruggo qualcosa, quindi vabbè. Comunque, allora, qui c'è il cacao. Ciao cacao, come stai? L'abbiamo già visto tutti. E fin qui, Gesemu. Poi io vorrei... Ma non posto, no, vabbè. Vorrei trovare l'albero della giungla, dove appunto che produce questo cacao meravigliato. Non so dove, però, cioè nel senso non mi ricordo dov'era la giungla, cioè dove sono andato per la giungla nello scorso episodio. E di nuovo sono senza skin, non so perché, ma non mi fa entrare nella My Mod Pack se sono offline. Credo di aver messo qualche mod che fa da auto-updater, però, cioè, non credo che quelle mod mi impediscano di, diciamo, giocarci, ecco. Anche perché il Minecraft Launcher si aggiorna ogni 3x2, però anche se metto offline funziona, quindi boh. Allora, vediamo un attimino, nel villaggio questo qui, l'avevamo già visitato? Allora, intanto noi dobbiamo passare poi la montagna in là per ritornare. Ma in teoria dovrei avere gli screen delle mie coordinate, quindi non vi preoccupate. Sono in peaceful, vero? Sì. Ho visto perché i cuori si stavano alzando pericolosamente veloce, quindi ho detto ok, siamo in peaceful. Allora, qui ci sono... Dimmi che ci sono delle patate. Ma, raga, ma sbaglio o è nuovo sto coso? Cioè, io non ce le ho le carote. Cioè, non ce l'ho mai avute le... E ci sono anche le patate! Ma è nuovo? È nuovo? O mi sbaglio? O che se... Cioè, mi vorrei... c'è un Enderman. Non c'è più l'Enderman. Spero che l'abbiate visto tutti, ma... Cioè, nel senso, io l'ho visto. Però vabbè. Altre carote! Ma è fantastico! Ma da dove è spuntato? Ma c'è sempre stato sto coso? Ma secondo me non c'è sempre stato, sinceramente. Io prendo tutto, perché tanto i villici prendono tutto. Qui non c'è neanche un villager. No, non ci sono proprio. Proprio 00 carbonella, cioè, non so. Sta registrando, vero, Road? Sì, bravo, Road. Comunque, vediamo. Non so perché, non chiedetemi perché, ma
ho scoperto di essere un patito della batteria. Cioè, nel senso, per chi non lo sapesse, io suono, cioè suonavo, ma faccio abbastanza schifo, la chitarra. E diciamo che mi è sempre piaciuta la chitarra, quindi, cioè, nel senso, basta che mi ci metto e riesco a fare, non benissimo, ma riesco a fare ciò che leggo o che vedo. Devo dire che questa cosa non mi riesce sulla batteria. Perché? Perché io praticamente la batteria la vedo solo più o meno pochissime volte all'anno. Cioè, nel senso, la uso pochissime volte all'anno. Perché? Perché non è mia. È dove vado in chiesa e c'è la batteria, quindi cacapopù. Quindi, però c'è la batteria quella lì con... praticamente è rettangolare con i quadratini, quindi non è neanche una batteria elettrica di quelle potentissime. No, è proprio una batteria base, cioè è anche più difficile secondo me da suonare, però vabbè. Comunque, in quella batteria appunto non riesco a far nulla, cioè mettete conto che, cioè, sto dicendo troppe volte c'è, però vabbè. In quella batteria, se tu tieni schiacciato il coso che va sulla gran cassa, la gran cassa non suona, si suona quando lo togli. Ora, non so se sono io che sono, non lo so, strano o roba, però secondo me non dovrebbe far così, anche perché se ci pensate, la gran cassa, cioè nel senso, se voi, anche solo che suonate un tom a caso, cioè se voi, non lo so, ci tirate uno schiaffo, ecco, cosa che... Oh, ciao zombie. Se voi ci tirate uno schiaffo, cioè suona, non è che non suona se voi ci tirate uno schiaffo, ma suona se ci tirate un pugno. Non so se avete capito quello che voglio dire. Cioè, nel senso, secondo me è un po' una cosa brutta. Comunque, vabbè. E ho scoperto questa cosa e tipo vorrei troppo comprarmi una batteria. Cioè, ora sto cercando in online, ma sinceramente, cioè, non... Cioè, costano un pacco di soldi. Quelle belle. Quelle un po' più... Cioè, sempre quelle belle proprio per principianti. Quindi senza tutte le cose, con le note, bla bla. Però quelle lì normali... Che... Strimpellare è brutto da dire per una batteria. Però, vabbè, che strimpelli. Però... Spero vivamente di trovare una batteria, perché voglio iniziare a suonare. Un'altra cosa. Vi volevo chiedere... Questa cosa mi è girata in testa mentre stamattina tornavo a casa. Oggi è il 19 aprile, non so quando lo caricherò questo video, forse lo caricherò il 21. Sì, forse sarà carico il 21. E cosa volevo fare? Praticamente ho pensato, io ho una certa passione, diciamo, per Zelda. E stavo pensando, se... Per voi va bene, quindi vi scrivete almeno un commento, o mi lasciate anche solo che un mi piace. Comunque, fatemi capire che volete questa cosa. Se per voi, cioè, se a voi piacerebbe, vorrebbeste che io mi mettessi B a fando un cortometraggio su Zelda. Cioè, nel senso, io mi invento una sceneggiatura, mi cerco dei personaggi, non so ancora chi farà chi, però vorrei riuscire a farlo, perché, non lo so, allora, io ho due passioni nella vita, e sono la musica, che sarebbe o ascoltare, tre passioni, scusate, o ascoltare o suonare, però sono un po' negato per suonare, ma vabbè, e il gaming, e per ultimo... È questa cosa qui di girare video o filmare roba. E mi piace troppo. Cioè, raga, è una cosa che non so come spiegare, ma... Cioè, se mi mettete davanti una videocamera, un pezzo di carta e una penna, vi faccio la sceneggiatura, metto la videocamera in qualche parte, anche se non ho il treppiedi, lo metto, non lo so, da qualche parte dove voglio registrare cose a random, e vi faccio quello che volete. Cioè, mi dite quello che volete e io lo faccio. Cioè, nel senso, credo che non... cioè, è quasi come l'informatica per me, diciamo, il video, perché mi piace, cioè mi piace davvero tanto.
non so, cioè nel senso, nei video di dove gioco non è che ci metto tanto impegno, cioè non fraintendetemi, ci metto un bel po', ci metto un po' anche a sentire l'audio eccetera, però non è che, cioè in un gameplay cosa devi fare? Devi tagliare, basta, cioè nel senso è quello che fai quando fai un video gameplay come quello che sto facendo io. Ora non so perché, ma mi sta andando a 30 fps, ok, ho bloccato i frame a 30 fps, questo video raga uscirà a 30 fps, vabbè, comunque se, cioè nel senso non credo che cose tipo, non so, una spada che cade dal cielo e fa tipo esplodere il creeper ci sarebbero, cioè nel senso un gameplay è un gameplay, tu vedi una persona che gioca, se ti piace un gameplay ok, se non ti piace un gameplay ma vuoi una cosa che è un po' più studiata ti vai a vedere, non so, un cortometraggio disegnato, cioè nel senso ci sono tanti youtuber che fanno queste cose, tipo non so, si mettono e disegnano un cartone ovviamente a tema Minecraft o videogiochi così. E poi tu lo vai a vedere non perché è un gameplay, ma perché appunto è un cartone. Cioè, ci hanno messo tanto per fare un cartone che poi magari è fantastico. Cioè, nel senso, io consiglierei a chi è appassionato di, non so, dell'aspetto video, videomaking, eccetera, consiglierei a queste persone di andarsi a vedere tanti cortometraggi, cartoni, ma non sulla TV, perché sulla TV molte volte, da quello che per me, cioè nel senso magari poi non è vero, però per me sulla TV si mette più in primo piano la persona e meno, cioè magari si mette in primo piano, non lo so, ora prendo, che ne so, Spider-Man, si mette in primo piano Spider-Man, ma magari la sceneggiatura scarseggia, cioè nel senso è fatta sì bene, perché magari, non so, vedi lui che salta da una parte all'altra, schiva le frecce di Rotterdam, mamma che aspetta, vabbè, eccetera, ma magari poi quando tira una ragnatela la tira in cielo, non si sa dove si attacca, però si attacca, cioè capite quello che voglio dire? Nel senso, su YouTube, se voi cercate dei cortometraggi o dei cartoni, vedete magari un cartone che dura 2 minuti, 2-3 minuti, però è fatto bene, cioè nel senso, magari quei 2-3 minuti, in quei 2-3 minuti una persona ci ha messo ci ha messo tutta la sua passione in quei 2-3 minuti, magari per far quei 2-3 minuti ci ha messo una settimana, per dire, e l'ha fatto da solo. Tu guardi, non so, un film o giochi ad un videogioco e non è stato, ovviamente, non è stato da solo a farlo. Magari, non so, su YouTube il massimo che puoi collaborare, io dico negli standard, nei video corti, ovviamente poi nei video lunghi per comunque accorciare la data, cioè il tempo di registrazione, eccetera, tu aiuti qualcuno. Cioè, tu ti fai aiutare da qualcuno per far fare tutto sto coso. Però, cioè, nel senso, è poco quello che fa. Cioè, nel senso, un conto è fare un cortometraggio, quindi ci servono i personaggi. Un conto è fare un cartone dove magari vuoi fare lo stesso disegno, lo stesso, non so, non so se, cioè, io sono patito di queste cose. Se voi leggete i manga, vi saranno, diciamo, rimaste impresse i movimenti delle persone, perché magari in una vignetta vedi la persona seduta, poi nell'altra vignetta vedi la persona in piedi ma con tipo una scintilla o tipo non so come spiegarvi, cioè c'è l'uomo in bianco e nero, cioè disegnato in bianco e nero, e sopra l'uomo c'è tipo la cosa, guarda mi sono alzato velocemente, cioè nel senso c'è proprio l'azione ma disegnata, ed è un frame, cioè nel senso non è un video. Quello che voglio dire è che in un video mi piacerebbe vedere sta cosa del lui che si alza come la vedrei su un, non so se mi spiego, cioè praticamente quello che io vorrei, cioè quello che a me piace, per il quale sono appunto un patito, è la cosa delle piccolezze. Perché un conto è fare una cosa in grande, dove, non so, vai a mettere, che ne so,
John Wayne a caso in un cortometraggio dove parla solo lui e dici guarda c'è John Wayne, guardati questo video. Cioè per dire, un conto è fare una cosa tipo Tom Ska, non so se lo conoscete ma credo che tutti lo conosciate, anche perché non si può non conoscere Tom Ska. Per chi non lo sapesse, ovviamente Tom Ska è l'inventore degli ASDF movie. Appunto Tom Ska, cioè lui, da quello che ho capito, poi magari mi sbaglio, lui disegna ma poi fa doppiare alle persone, a suoi amici, i personaggi. Ora, voi direte, vabbè, ma sono stickman, comunque non sono fatti benissimo. Ok, sono stickman, non sono ben definiti, però sono cartoni che ti divertono. Cioè, nel senso, se fossero fatti male, tu non li guarderesti mai. Se io entrassi in un canale dove fanno queste cose e vedessi uno stickman fatto male, perché se tu... Allora, tu devi... Cioè, non so se mi sto spiegando. Praticamente ci sono stickman e stickman. Ci sono gli stickman che faccio io, che praticamente potresti appenderli al muro e poi ci potresti sparare una molotov. Sparare, certo. Lanciare una molotov addosso per far bruciare quel disegno. Perché fanno schifo, essenzialmente. Ci sono invece quei stickman che, anche se sono banali, sono disegnati bene. Cioè, nel senso... È difficile da spiegare, però se tu sai disegnare, se tu sai fare, è bello. Cioè, quello che fai è bello, anche se il disegno magari è brutto, il cartone è bello, perché tu sai, non so, dare le movenze. Magari c'è la scarsità della qualità di immagini, però le movenze, il come parlano, il come ti fanno ridere, ti fanno dimenticare quello che hai a schermo. Cioè... ti fanno un po' immaginare quel personaggio come se fosse fatto bene. Cioè, non che... Vabbè, spero di essermi spiegato. Ora, mi dispiace se in questo video non ho fatto molto, anzi, ho fatto praticamente nulla, perché sono andato a scavare un pochettino, ho preso le patate e basta. Ma appunto volevo giusto parlare un pochettino per sfogarmi, per parlare di cose a caso e non pensare a ciò che... o attorno. Vi voglio ringraziare per aver visto questo video. Se siete arrivati fino a qui, vi invito a lasciare un commento con scritto Bananolotov, che sarebbe una bananatra alla Molotov. Quindi scrivetemi o banana o Molotov o banano mala ba ba bana Molotov ba banalo, vabbè, avete capito quello. Se non vi è piaciuto il video, scrivetemi un commento con ciò che non vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto il video perché ho parlato, essenzialmente ho parlato per tutto il video ma non ho fatto praticamente nulla, scusate per il taglio ma mi è andato di traverso il salivo della lingua, lasciatemi un commento con scritto cosa potrei mettere per farvi, diciamo, intrattenere, cioè per intrattenervi di più. Perché ovviamente questi video a me piace farli, perché sono i video in cui mi distraggo e mi scarico. Mi piace scaricarmi su YouTube. Io lo penso, YouTube l'ho sempre preso come una piattaforma di svago. Cioè, nel senso, io faccio video, condivido ciò che per me è bello, ciò che mi gira nella testa. Lo condivido con persone che magari non conosco affatto, neanche di vista, cioè nel senso... Comunque YouTube è una piattaforma mondiale e mi piace questa cosa perché una persona che non mi conosce non sa come sono, quindi non ha pregiudizi. E mi piace sapere che ci sarà sempre una persona che non mi conosce che guarda questo video e dice questa cosa, questo video, questo ragazzo mi piace perché, non mi piace perché, mi sta antipatico perché o mi sta simpatico perché. Mi piace questa cosa qui, non so perché, ma mi piace abbastanza tanto. Non. Cioè, mi svuoto su YouTube e mi piace vedere chi apprezza e chi no. Perché anche se non apprezzate il video, mi piace sapere perché non apprezzate il video. Magari a volte mi arrivano messaggi privati anziché commenti, e questo mi fa un po' meno piacere perché.
a me farebbe piacere che mi scriveste tutto sui commenti, sia in negativo che in positivo, perché almeno potrei vedere magari una risposta positiva da parte di un altro, di un'altra persona che guarda questo video, e capire cosa, di, in cosa vanno d'accordo questi due ragazzi, o questi più ragazzi o ragazze, e in cosa vanno in disaccordo per i miei video, intendo, ovviamente non voglio intromettermi nelle vite altrui, ovviamente, però appunto mi piacerebbe fare contenuti che piacciono a tutti. Questo video diciamo che mi è servito un po' per distrarmi, vi ringrazio per averlo guardato, vi ringrazio per il mi piace se lo avete messo, vi ringrazio per averlo guardato senza mettere un mi piace magari, ma vi ringrazio lo stesso perché l'avete guardato. Io vi invito come sempre ad entrare sulla mia pagina di YouTube e guardare se c'è qualcosa che vi attira, e magari guardarlo e dirmi se volete che magari reinizi una serie indietro o continui una serie che magari non porto più. Io raga per oggi ho finito, vi voglio ringraziare, Hendrix da Hendrix è tutto, ciao a tutti.